L'Aston Martin Valkyrie è una hypercar che vuole dimostrare ai più grandi costruttori del mondo che il caro vecchio motore termico ha ancora le sue carte da giocare. E l'ha dimostrato negli scorsi saloni, mostrando la versione, diciamo, street legal, quella omologabile con la targa. E insomma, chi ha orecchie per intendere, per intenda. Mi riferisco alla Mercedes AMG Project One, che invece per raggiungere questo livello di potenza e questa configurazione così estrema ricorre a un sistema ibrido. Ma come si fa a trasformare un'auto che è già al massimo della sua espressione in termini di prestazioni in qualcosa di ancora più estremo? Beh, semplice, basta togliere la parola road legal dal suo nome, cioè basta non renderla più omologabile per la strada e renderla un'auto utilizzabile solo ed esclusivamente in pista, quindi track only, come dicono gli inglesi. Ed eccola qui, questo il risultato, arriva a Ginevra 2018 un po' a sorpresa, è la Valkyrie AMR Pro, e questa sigla proprio sta a significare che quest'auto potrà circolare solo ed esclusivamente in pista, e questo ha permesso di renderla ancora più estrema e ancora più emozionante rispetto alla Valkyrie di sempre. Beh, ovviamente in posizione centrale troviamo sempre il motore 12 cilindri costruito e messo a punto dalla Cosworth, 6.5 litri, 12 cilindri, in grado di erogare più di 1115 cavalli, una potenza esplosiva, soprattutto perché questa, la AMR Pro, pesa addirittura 30 kg in meno della Valkyrie stradale e quindi ferma l'ago della bilancia alla magica soglia dei 1000 kg. Pesa meno di una Panda, però ha appunto un valore di potenza pazzesco, e l'avrete già capito, valore di potenza pazzesco perché infrange quella barriera del 1-1, cioè un chilo per cavallo, che è un po' il punto di riferimento nel mondo delle hypercar. Qui siamo addirittura oltre, più cavalli che chili, e questo è assolutamente pazzesco. La Valkyrie è in grado di, ovviamente, questa versione AMR Pro è in grado ovviamente di superare abbondantemente i 300 km/h di velocità massima sui rettilinei, ma soprattutto, e questo è il dato che fa più impressione, che fa capire quanto sia derivata veramente dalle corse, dal mondo della Formula 1, come vedete ci sono marchi Red Bull un po' dappertutto, perché quest'auto è stata progettata dal genio dell'aerodinamica del Circus Adrian Newey. Sapete che ormai Aston Martin è il title sponsor del Red Bull F1 Team, e appunto questo è il dato che ci fa capire la stretta parentela con la Formula 1, è l'accelerazione laterale. La Valkyrie AMR Pro è in grado di sviluppare accelerazioni in curva fino a 3G, quindi davvero un valore pazzesco. Come hanno fatto a ridurre il peso di 30 kg gli ingegneri inglesi? Beh, ovviamente hanno tolto tutto quello che non serve su un'auto da pista, quindi il sistema di riscaldamento interno e una serie di display che servono nella guida di tutti i giorni su strada, ma di certo non quando si guida al limite tra i cordoli. Il problema anche in questo caso è che soltanto 25 Valkyrie AMR Pro verranno costruite, e il prezzo si aggira intorno ai 3 milioni di sterline, quindi una cifra veramente folle. Pochissimi potranno permettersi di salire al volante di questa hypercar, che a me più che un hypercar sembra davvero un prototipo di quelli LMP1 che corre a Le Mans. Pochissimi fortunati che si possono permettere questo sacro graal delle prestazioni. A voi è piaciuta? A me piace, ve lo dico, ve lo confesso, perché ha una configurazione ancora fedele alle radici di noi petrolhead, con un classico motore a benzina, senza sistemi ibridi che, sapete, aggiungono potenza ma anche tanti chili, anche tanto peso. O preferite invece chi guarda più al futuro, alla tecnologia, come Mercedes AMG con la Project One? Beh, me lo dovete raccontare nei commenti qui sotto. Ciao, alla prossima auto!